Beatrice è una figura di primissimo piano nella Divina Commedia ed è indubbiamente giustificato l'enorme interesse che ha destato presso i commentatori antichi e moderni. Nell'opera di Dante, Beatrice è un motivo di fondo e rappresenta la donna come itinerario che porta a Dio, un percorso mai interrotto dalla vita nuova al paradiso. Nella Divina Commedia, Beatrice viene evocata da Virgilio fin dalla prima scena nella Selva Oscura per il suo intervento a favore di Dante. «E donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella». Ma le possibilità della cultura pagana e della ragione classica non sono adeguate al fine ultimo del viaggio del poeta. Sulla cima del Monte del Purgatorio, Virgilio cede il passo alla donna beata, che lo sostituisce nella guida di Dante. D'altronde, Beatrice è mossa direttamente dall'amore divino, come lei stessa afferma. «Amor mi mosse, che mi fa parlare». Beatrice appare nel paradiso terrestre, dentro una nuvola di fiori, consacrata ritualmente dalla processione mistica. Rimprovera duramente Dante per avere abbandonato la retta via e il suo amore, abbracciando il peccato. «Questi si tolse a me e di essi altrui». Il suo ruolo si compie pienamente in paradiso, dove per Dante diventa pura verità, scienza divina nello sfondo della luce celeste. «O amanza del primo amante, o diva», diss'io appresso, «il cui parlar m'inonda e scalda sì, che più e più m'avviva». Incarnando bellezza, beatitudine, letizia e dolcezza, Beatrice accompagna Dante fino al decimo cielo del paradiso. Qui torna nel suo seggio nella candida rosa e affida Dante a San Bernardo, che si muove per sua volontà al fine di esaudire il desiderio finale del poeta, la visione di Dio. «A terminar lo tuo disiro, mosse Beatrice me del loco mio». Il ruolo di Beatrice nel paradiso è sovrumano. Così come Dante rappresenta l'intera umanità in cammino sulla via della salvezza, la donna diventa figura di Cristo stesso, incarnazione della rivelazione divina. Sul piano storico è ormai acquisita la tesi che Beatrice sia realmente esistita e corrisponda alla fanciulla fiorentina Bice Portinari, coetanea di Dante, sposa di Simone de Bardi, morta giovanissima l'8 giugno del 1290. Dante l'amò in età giovanile dopo averla conosciuta da bambino a 9 anni, ma il suo sentimento trasfigurò poi in uno stimolo all'introspezione e alla redenzione. Beatrice è insieme una donna vissuta realmente, una creatura celeste, un riflesso dell'ansia di ascesa spirituale del poeta.